Blues and Wine, Joe Castellano Super Band, anche per la stagione 2024 è già iniziata. Oggi siamo qui nella tenuta del Principe ad Aragona. Che Blues and Wine è quest'anno? Imperniato su un libro, il mio libro che uscirà a dicembre, che riscrive la storia del vino siciliano, soprattutto del Nero d'Avo. Infatti quest'anno ho scelto solamente tappe dove rientrano nell'areale storico del Nero d'Avo. Agrigento, quindi Real Monte, il Madison, Aragona stasera, poi ci saranno Piazza Armerina e Serra di Falco, cioè tutto quello che era il vero areale del Nero d'Avola, che non era per niente di Avola ma veniva proprio da qui. E al wine ci ha abbinato naturalmente il blues. Da sempre è nato così, quindi non può essere diversamente. 22 anni, quindi 22esima edizione per 31 anni di band, quindi oggi con la band festeggiamo ben il 31esimo compleanno, quindi insomma è una band che ha fatto storia non solo in Italia, visto che in America è fortunatamente osannata dai più grandi artisti americani del soul e del blues. C'è sempre una special guest quest'anno? Corey Thompson, un grande cantante del North Carolina, un vero baritonale, uno che canta ancora alla Barry White o alla Teddy Pendergrass, per dirne due grandissimi, ma quello che esprime veramente il soul, il migliore soul mondiale è questo, dove purtroppo invece negli ultimi tempi l'hip hop o altri generi come il rap hanno un po' deviato la musica. When the night is gone, the land is dark and the moon stay lonely, light will see. Principe di Aragona ospita stasera una tappa del Blues and Wine di Joe Castellano, un accoppiamento appunto tra musica e vino, ma in questo caso anche con il Principe Olio. Sì, stasera abbiamo voluto staserata con Joe Castellano, è la seconda edizione, l'anno scorso è stata riuscitissima, anche stasera vedo che gli ospiti hanno gradito tantissimo sia i vini che l'olio. Noi ecco, siamo un'azienda produttrice di olio, quindi la serata, oltre ad essere dedicata al vino, è dedicata anche all'olio. Cerchiamo di comunque diffondere quello che è il buon gusto, quelle che sono le nostre arti culinarie, quelle che sono i nostri prodotti che sono invidiati in tutto il mondo. Una eccellenza del territorio che sposa un'altra, ovvero la musica, il vino, l'olio. La musica, il vino e l'olio si sposano benissimo in tutte le pietanze, diciamo, quindi in qualsiasi dieta mediterranea viene accoppiata sempre dall'olio, dal vino e dalla buona musica. Quindi dobbiamo continuare queste tradizioni, tramandarle, comunque portarle avanti e farle conoscere nel mondo. Non possiamo non parlare con un produttore di quella che sarà l'annata, la prossima annata. Questo caldo eccessivo ha fatto bene, ha fatto male? Questo caldo eccessivo in questo momento diciamo che favorisce la qualità, in quanto non ci sono assolutamente attacchi di mosca, quindi l'oliva è totalmente integra, però speriamo che arrivi qualche pioggia perché gli dia un pochettino di vitalità, perché le olive stanno iniziando ad appassire con il forte caldo. Percorso gastronomico e percorso culturale può essere anche un volano per il turismo? Ma io ci credo tantissimo, perché il percorso gastronomico e il percorso culturale è il veicolo più importante che noi abbiamo nella nostra Sicilia, perché la Sicilia è la culla della cultura, dell'arte e anche del buon gusto.